Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Noi durante questa giornata del mercoledì del 23 di giugno del 2021 continueremo a leggere la parola del Signore. Noi abbiamo letto ieri prima e seconda Samuele e oggi noi continueremo a partire dal capitolo 3. E noi leggeremo fino al capitolo 5, quindi leggeremo capitolo 3, 4 e 5. Parola del nostro Signore. Il piccolo Samuele veniva, serviva il Signore sotto gli occhi di Eli. Ma la parola del Signore era rara a quei tempi e le visioni non erano frequenti. In quel medesimo tempo Eli, la cui vista cominciava a intorbidarsi, non gli consentiva di vedere. Se ne stava un giorno coricato nel suo luogo consueto. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Il Signore chiamò Samuele, il quale rispose: «Eccomi». Poi corsi da Eli e gli disse: «Eccomi, poiché tu mi hai chiamato». Egli rispose: «Io non ti ho chiamato, torna a coricarti». Ed egli andò a coricarsi. Il Signore chiamò Samuele di nuovo, Samuele si alzò, andò da Eli e disse: «Eccomi, poiché tu mi hai chiamato». Egli rispose: «Figlio mio, io non ti ho chiamato, torna a coricarti». Ora, Samuele non conosceva il Signore e la parola del Signore non gli era ancora stata rivelata. Il Signore chiamò di nuovo Samuele per la terza volta, ed egli si alzò, andò da Eli e gli disse: «Eccomi, poiché tu mi hai chiamato». Allora egli comprese che il Signore chiamava il bambino. Ed egli disse a Samuele: «Va a coricarti, e se sarai chiamato ancora dirai: parla, Signore, poiché il tuo servo ascolta». Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto. Il Signore venne, si fermò accanto a lui e chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele». E Samuele rispose: «Parla, poiché il tuo servo ascolta». Allora il Signore disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele una cosa tale che chi la udrà ne avrà intronati tutti e due gli orecchi. In quel giorno io compirò contro egli dal principio fino alla fine tutto ciò che ho detto circa la sua casa. Gli ho predetto che avrei esercitato i miei giudizi sulla sua casa per sempre, a causa dell'iniquità che egli ben conosce, poiché i suoi figli hanno attirato su di sé la maledizione ed egli non li ha sgridati. Perciò io giuro alla casa di Eli che l'iniquità della casa di Eli non sarà mai espiata né con sacrifici né con oblazioni». Samuele rimase coricato fino alla mattina, poi aprì le porte della casa del Signore. Egli temeva di raccontare a Eli la visione. Ma Eli chiamò Samuele e disse: «Samuele, figlio mio». Egli rispose: «Eccomi». Ed egli: «Qual è la parola che il Signore ti ha detto? Ti prego, non me la nascondere. Dio ti tratti con il massimo rigore se mi nascondi qualcosa di tutto quello che Egli ti ha detto». Samuele allora raccontò tutto senza nascondergli nulla. Allora Egli disse: «Egli è il Signore, faccia quello che gli parrà bene». Samuele intanto cresceva e il Signore era con lui, e non lasciò andare a vuoto nessuna delle sue parole. Tutto Israele, da Dan fino a Beer-Seba, riconobbe che Samuele era stabilito come profeta del Signore. Il Signore continuò ad apparire a Silo, poiché a Silo il Signore si rivelava a Samuele mediante la sua parola. Prima Samuele capitolo 4. E la parola di Samuele era rivolta a tutto Israele. Israele uscì contro i Filistei per dar battaglia e si accampò presso Eben-Ezer. I Filistei erano accampati presso Afek.
I filistei si schierarono in battaglia di fronte a Israele. Il combattimento divampò e Israele fu sconfitto dai filistei, che uccisero sul campo di battaglia circa 4.000 uomini. Quando il popolo fu tornato nell'accampamento, gli anziani di Israele dissero: «Perché oggi il Signore ci ha sconfitti davanti ai filistei? Andiamo a Silo a prendere l'arca del patto del Signore, perché essa venga in mezzo a noi e ci salvi dalle mani dei nostri nemici». Il popolo quindi mandò gente a Silo, e di là fu portata l'arca del patto del Signore degli eserciti, il quale sta fra i cherubini. E i due figli di Eli e Ofni e Fineas erano là con l'arca del patto di Dio. Quando l'arca del patto del Signore entrò nell'accampamento, tutto Israele alzò grida di gioia, che sì che ne ribombò la terra. I filistei, all'udire queste alte grida, dissero: «Che significano queste grandi grida nell'accampamento degli ebrei?» E seppero che l'arca era arrivata, l'arca del Signore era arrivata nell'accampamento. I filistei ebbero paura perché dicevano: «Dio è venuto nell'accampamento», ed esclamarono: «Guai a noi, poiché non era così nei giorni passati. Guai a noi! Chi ci salverà dalle mani di questi dei potenti? Questi sono gli dei che colpirono gli egiziani di ogni sorta di flagelli nel deserto. Siate forti, filistei, e comportatevi da uomini, affinché non diventiate schiavi degli ebrei, come essi sono stati schiavi vostri. Comportatevi da uomini e combattete». I filistei dunque combatterono Israele. Israele fu sconfitto e ciascuno fuggì verso la sua tenda. La disfatta fu enorme e caddero fra gli israeliti 30.000 fanti. L'arca di Dio fu presa e i due figli di Eli e Ofni e Fineas morirono. Un uomo di Beniamino, fuggito dal campo di battaglia, arrivò di corsa a Silo quel medesimo giorno con le vesti stracciate e la testa coperta di terra. Quando giunse, Eli stava sull'orlo della strada seduto sulla sua sedia, aspettando ansiosamente perché gli tremava il cuore per l'arca di Dio. Appena quell'uomo entrò nella città portando la notizia, un grido si alzò da tutta la città. Eli, udendo le grida, disse: «Che significa questo tumulto?» E quell'uomo corse a portare la notizia a Eli. Eli aveva 98 anni. La vista gli era indebolita, così che non poteva vedere. Quell'uomo disse a Eli: «Sono io che vengo dal campo di battaglia e che ne sono fuggito oggi». Ed Eli disse: «Come sono andate le cose, figlio mio?» E colui che portava la notizia rispose: «Israele è fuggito davanti ai filistei. Vi è stata una grande strage fra il popolo. Anche i tuoi due figli, Ofni e Fineas, sono morti e l'arca di Dio è stata presa». Appena udì menzionare l'arca di Dio, Eli cadde dalla sua sedia all'indietro, accanto alla porta, si ruppe la nuca e morì, perché era un uomo vecchio e pesante. Era stato giudice di Israele per 40 anni. Sua nuora, moglie di Fineas, era incinta e prossima al parto. Quando udì la notizia che l'arca di Dio era stata presa e che il suo suocero e suo marito erano morti, si curvò e partorì perché sorpresa a un tratto dai dolori. Mentre stava per morire, le donne che l'assistevano le dissero: «Non temere, poiché hai partorito un figlio». Ma lei non lo rispose e non ci fece caso. Al suo bambino mise il nome di Iacabod, dicendo: «La gloria si è allontanata da Israele», perché l'arca di Dio era stata presa ed erano morti suo suocero e suo marito. E disse: «La gloria si è allontanata da Israele, perché l'arca di Dio è stata presa». 1 Samuele capitolo 5. I filistei quindi presero l'arca di Dio e la trasportarono da Ebenezer a Asdod. Presero l'arca di Dio e la portarono nella casa di Dagon e la misero accanto a Dagon. E giorno dopo gli Asdodei, alzatisi di buon'ora, trovarono Dagon caduto con la faccia a terra.
davanti all'arca del Signore. Presero Dagon e lo rimisero al suo posto. Il giorno dopo, alzatisi di buon'ora, trovarono che Dagon era di nuovo caduto con la faccia a terra davanti all'arca del Signore. La testa e le due mani di Dagon erano mozzate sulla soglia e non gli restava più che il tronco. Perciò, fino al giorno di oggi, i sacerdoti di Dagon e tutti quelli che entrano nella casa di Dagon a Asdod non mettono il piede sulla soglia. Poi la mano del Signore si aggravò sugli abitanti di Asdod, portò in mezzo a loro la distruzione e li colpì di emorroidi a Asdod e nel suo territorio. Quando gli abitanti di Asdod videro che in che modo si mettevano le cose, dissero: «L'arca del Dio di Israele non rimarrà in mezzo a noi, poiché la mano del Signore è pesante su di noi e su Dagon, nostro Dio». Mandarono quindi a convocare presso di loro tutti i principi dei Filistei e dissero: «Che faremo dell'arca di Dio di Israele?» I principi risposero: «Si trasporta l'arca di Dio, del Dio di Israele, a Gat». Così trasportarono a Gat l'arca del Dio di Israele. E quando l'ebbero trasportata, la mano del Signore fu contro la città, che si fece prendere da un gran panico. Il Signore colpì gli uomini della città, piccoli e grandi, e un flagello di emorroidi scoppiò in mezzo a loro. Allora mandarono l'arca di Dio a Ecron. E come l'arca di Dio giunse a Ecron, gli abitanti di Ecron cominciarono a gridare e dissero: «Hanno trasportato l'arca del Dio di Israele da noi, per far morire noi e il nostro popolo». Mandarono quindi a convocare tutti i principi dei Filistei e dissero: «Rimandate l'arca del Dio di Israele, torni essa al suo posto e non faccia morire noi e il nostro popolo». Infatti, tutta la città era in preda a un terrore di morte e la mano di Dio si faceva pesante su di essa. Quelli che non morivano erano colpiti di emorroidi e le grida delle città salivano fino al cielo. Parola del nostro Signore. Quindi io ti aspetto domani, perché durante la giornata di giovedì noi continueremo a leggere la parola del nostro Signore. È bello poter leggere la parola di Dio, è bello poter comprenderla. È ancora più importante, più che bello, lasciare la parola di Dio trasformare il nostro cuore. Io prego che la mano di Dio sia con te, possiamo noi avere timore di Dio e far sì che la gloria del Signore cresca nel nostro cuore, sempre per la sua gloria, oggi e sempre, nel nome di Gesù.